Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda lezione di Gatsu e Cillo. Cillo era quell'altro, del link che vi lascio qua sotto in descrizione. Andremo a prendere la parte finale di dove ci ha lasciato Cillo e andremo a svolgere degli altri esercizi per continuare i nostri allenamenti a casa. Se vi ricordate, alla fine del suo video siamo rimasti allo shoulder freeze e ci spiegava anche, oltre a lasciarvi dei compiti, ci aveva spiegato anche come girare in shoulder spin, quindi girare sulla spalla. Noi adesso andremo a vedere, per chi non è capace, intanto comunque per chi vuole prendere confidenza con questo passo, come iniziare a girare già da quella posizione, quindi senza avere l'obbligo di partire da in piedi o dalla partenza in piedi o quindi dalla partenza del rodeo. Allora, saliamo in posizione di shoulder freeze come ci ha spiegato Cillo. Per me, che ad esempio, per me o per chi come me ha il freeze o il baby freeze, lo shoulder freeze sul lato destro, deve allungare la gamba sinistra in avanti, la gamba destra dietro e calciare in questo modo, in modo che le gambe facciano un po' come un'elica e disegnino dei cerchi belli belli grandi e ci diano la spinta per poter girare sulla spalla. Faccio vedere. Attenzione, non fate questo errore di portare la gamba giù dritta o di disegnare l'inizio di un'elissi in modo sbagliato. Il giro deve essere bello largo e il più orizzontale possibile. Quindi, quando calciamo la gamba destra, noi dobbiamo cercare di fargli fare esattamente questo giro. Quello che stavo dimenticando di dirvi è che quando siamo in shoulder freeze, allunghiamo sì la gamba sinistra davanti, la destra dietro, ma dobbiamo ricordarci che anche la mano ci può aiutare a spingere facendo un piccolo stretch, quindi facendo perno sulla mano e semplicemente cercando di tirare di far girare il corpo nella direzione in cui dobbiamo andare. Partendo da fermi, tiro su, gamba sinistra avanti, gamba destra dietro, mano che non la tengo completamente davanti, la tengo qua perché così posso spingermi, e da qua, calciando le gambe, tornare in posizione. Ovviamente dovrete cercare di tenere molto con gli addominali. Allora, è molto importante per noi adesso cercare di porci degli obiettivi che siano raggiungibili, ovvero cercare di girare sempre un pochino di più della volta precedente. Come altro esercizio complementare, sempre mantenendoci nella prima parte, ovvero questa qua dello shoulder spin, potremmo provare a fare, ad esempio, partire dallo shoulder spin, scendere sulla schiena, quindi shoulder spin, scendo sulla schiena in posizione simile a quella del backspin, ma solo per sfruttarla e girarci nella posizione di shoulder freeze dal lato opposto, quindi in questo caso per me sulla spalla sinistra. Per poterlo fare questo è necessario mettersi in posizione
e provare, spingendo con il bacino e di conseguenza tenendo anche con gli addominali bene le gambe, spostando le gambe o da un lato o dall'altro e ruotando la testa. Shoulder freeze destro, shoulder freeze sinistro. Ovviamente da un lato o dall'altro ci sarà sempre un lato che vi verrà meglio e uno che vi verrà peggio, come me, il sinistro, che è questo. Ovviamente se non sapete fare lo shoulder freeze dal lato opposto, prima provatelo nel modo in cui ha spiegato Cillo nel tutorial precedente. Ok, adesso andremo a vedere un secondo esercizio da dove potremo utilizzare lo shoulder freeze. Allora, abbiamo visto lo shoulder freeze, adesso possiamo vedere e provare, ovviamente se lo spazio ce lo permette, di provare a fare la scivolata sulla spalla. Allora, noi da questa posizione ci abbassiamo, sempre con piedi abbastanza vicini, talloni sotto al bacino, ginocchia medie, né strette né troppo larghe, come sono comode. Possiamo utilizzare il braccio dietro oppure utilizzarlo qua davanti. Io personalmente preferisco utilizzarlo dietro. La spinta deve essere un po' come quella di un aereo che sta andando ad atterrare, ovvero l'aereo quando atterra non fa questo lo può fare un elicottero, ma visto che noi non abbiamo le pale e anche se non siamo un aereo non abbiamo neanche il motore, però la dinamica che dobbiamo avere per il nostro passo e non sfracellarci con la spalla deve essere questa. Quindi, per non farci male, noi dobbiamo cercare di spingerci in avanti mentre scendiamo verso il pavimento, ok? Cerchiamo di spingerci con i piedi e volendo anche utilizzando la mano inizialmente per attutire la caduta e spingerci in avanti. Inizialmente lo faremo esattamente in questo modo, tenendo i piedi in un punto o comunque trascinandoli e alzando la gamba sinistra, quindi il bacino per il momento rimane ancora basso. Ripeto, faccio rivedere tutto il movimento. Allora scendo e mi spingo in avanti. Ok, adesso vedremo il passo fatto in diagonale in modo da avere un po' più di spazio. Ovviamente da questa posizione poi se vorrete potrete attaccare, ovviamente provando prima singolarmente, un qualsiasi altro freeze o qualsiasi altro trick o passaggio. Vediamo degli esempi. Benissimo, per continuare sempre sulla stessa onda lanciata da Cillo, ovvero sul fatto che i b-boy devono lavorare a terra e avere confidenza con il proprio corpo sul pavimento, andiamo a vedere anche per chi già li conosce i floor rock
e un po' di esercizi che possiamo fare sul floor rock. Allora, la posizione deve essere questa qua, con il bacino alzato. Se voi fate già il kick, dobbiamo semplicemente fare delle kick stendendo non totalmente una gamba, girarci sulla spalla della gamba tesa e fare una kick. Tac, torno, allungo l'altra e faccio la stessa identica cosa. Lo faccio girando, così abbiamo più visuali. Il braccio possiamo sempre, in base alla nostra scelta stilistica, tenerlo teso o tenerlo piegato. Ok, benissimo. Un altro floor rock che possiamo utilizzare, io adesso ve ne faccio vedere alcuni, poi l'esercizio che vi do è quello di provare questi che vi faccio vedere, ma provare anche ad inventarvene altri. Ovvero, ad esempio, possiamo, sempre dalla stessa posizione, con il bacino alzato, fare lo stesso floor rock invece che con la gamba tesa e girarci dal lato della gamba tesa, cercare di saltare puntando ad arrivare in diagonale o da un lato o dall'altro, quindi la gamba del lato opposto alla spalla dove andremo a sfruttare come appoggio. Esempio, con la gamba destra punterò ad andare a sinistra, il braccio sinistro lo lancerò sotto e il braccio destro ovviamente mi aiuterà nella rotazione. Torno, cambio e uguale dall'altro lato. Faccio vedere anche di qua. Alzo la gamba sinistra. Eccoci alla fine della seconda lezione virtuale, in questo caso è più simile a un tutorial o a un ammasso di tutorial messi insieme in questa seconda lezione. Come ha fatto presente già il mio collega e compagno B-Boy Cillo, dovete continuare ad allenarvi alla fine del video e soprattutto alla fine dell'allenamento dovete cercare di fare 10 o 15 minuti di stretching. È normale che lo stretching faccia male, non lamentatevi come ha detto lui, e quindi buon training!